Guazzoni del giornale di Monza, siamo qui a commentare un 4-1 per il Milan che si presta a diverse considerazioni, per alcuni risultato un po' troppo ingeneroso, per altri frutto di qualche ingenuità di troppo. Tu come l'hai vista? Beh, il risultato credo che sia eccessivo, non ci stanno 3 gol di differenza tra Milan e Monza e oggi. Devo dire che il Monza è stato fortemente penalizzato da alcuni errori tecnici individuali abbastanza grossolani e, come ha ricordato poco fa l'allenatore Palladino, quando commetti questi errori ad un avversario così brillante, così in salute, così in fiducia come il Milan, ovviamente vieni castigato. Peccato soprattutto sul 3-1, la partita si poteva tenere aperta, ci sono state un paio di palle in area di rigore del Milan che potevano essere sfruttate meglio e potevano tenere la partita un po' più incerta. Invece il 4-1, che è frutto di un errore di Antov molto grossolano, ha chiuso in anticipo questa gara. Direi che ci sono dei dati positivi: il coraggio con cui la squadra ha giocato, con cui ha cercato di proporre il suo modulo di gioco. Tra i dati negativi, ovviamente, a questi errori, il primo gol per esempio era assolutamente evitabile, è stata una ripartenza su cui la squadra non è stata ben posizionata. Ecco, hai detto bene comunque che ci sono stati dei segnali positivi. Io credo, e non so se mi dai conferma, che comunque sono sconfitte dal peso specifico diverso rispetto a quelle che abbiamo maturato all'inizio a Napoli, a Roma, e quindi insomma la squadra ha un altro carattere e anche un altro passo fisico. Sì, assolutamente, anche perché dobbiamo considerare il valore dell'avversario, il valore individuale, perché in avanti negli ultimi 16 metri la qualità dei singoli del Milan fa ovviamente la differenza, c'è una spanna e mezza di differenza ed era un Milan tra l'altro non al completo, con alcuni giocatori inizialmente tenuti in panchina, quindi è chiaro che questa sconfitta non può essere paragonata certamente alle prime gare esterne del Monza, tipo a Roma e a Napoli. Per chiudere, se mi dici un migliore e un peggiore nella prestazione di oggi. Beh, io direi che Ranocchia ha fatto bene anche per lo splendido gol. Sicuramente i giocatori più di esperienza, parlo di Barberis ma anche di Sensi nel secondo tempo, non mi sono particolarmente piaciuti. Grazie Andrea.